Ai, ai, la mia povera testa, ai, Fattiano, credo che morirò. Calma, Otoniel, calma. Credo che morirò sul serio, Ifigenia. Ma no. Ah, è stato terribile, Ifigenia, il tuo maritino. Il tuo maritino ha ammazzato un uomo. Ah, non dire stupidaggini, Otoniel, questo non ha alcuna importanza. Ma dai, ragiona, smettila di tormentarti, basta con questi complessi di colpa. Quell'uomo era un bandito, tutti hanno detto che si è trattato di legittima difesa. Cose sì, lo so, Ifigenia, lo so, ma fa un po' più piano, per l'amor di Dio. Ah, io non ho più l'età per sopportare questo. No, non ho più l'età per delle emozioni così forti. Posso entrare? Chi è alla porta? Ah, dottore, è arrivato proprio al momento giusto. Si accomodi, mio marito non si sente bene. E allora, come se la passa il nostro eroe? Dottore, la supplico, più piano, parli più piano, parli più piano, più piano. Dottore, la smetta subito, per favore. Finiamola con questi scherzi, che io sto in punto di morte. In tutta la città non si sta parlando d'altro argomento se non del nostro eroico sindaco, che ha giustiziato un bandito della mano nera, ed esattamente quello che aveva ammazzato il dottor Martin. Sindaco, lei è il nuovo eroe di Servo Bravo! Mio Dio, dottore, per l'amor del cielo, mi prescriva qualcosa, si sieda, per l'amor di Dio, e mi prescriva immediatamente un calmante, una medicina per l'emicrania, un decongestionante, tutto. Io ho bisogno di tutto, sono qui che muoio di paura, oh mio Dio. Oh, dottore Spiridiao, eroe. Lei mi vede così, in questo stato, eroe. Ma ci pensi un attimo. No, si fermi solo a pensarci un attimo, dottore. Se il bandito avesse premuto il grilletto prima di me, ecco, io non sarei stato qui a raccontarle la storia. Sarei stato bello e sepolto adesso. Bello e sepolto? Ma con gli onori di un eroe. Ma eroe! No, lascia perdere. Io preferisco essere un vigliacco vivo piuttosto che un eroe morto. Che c'è, Otoniel? È la mia povera testa. Ecco. Mi farai morire annegato. Ciao, Zabumba, tutto bene? Vieni a bere una bibita con noi. Ma tu... tu non sei arrabbiato con me. Perché dovrei esserlo? Beh, perché ormai tu sei già a conoscenza dei rapporti che ultimamente ho avuto con quei banditi, no? Io ho fatto la spia. Ti ho consegnato a loro, Geronimo, no? Tu ricordi quella riunione all'associazione rurale? Beh, allora sappi che sono stato io a dare l'informazione al colonnello Saturnino. Perché sono... io sono un traditore. Zabumba, il tuo comportamento a quella riunione della Mano Nera è servito a dimostrare che sei un uomo di buon cuore. Sì, proprio così, caro Zabumba. Non è il caso di buttarsi giù così, quando si è stati costretti da un ricatto estremamente sporco. Sì, e come dice Zè della Bibbia, nessuno può scagliare la prima pietra su Zabumba. Ma voi non mi condannate? No, per niente. Guarda un po'. Ma adesso che cosa succede, Zabumba? Non è il caso di mettersi a piangere. No. Ascoltate, io tremo soltanto al pensiero che il mio tradimento avrebbe potuto provocare la morte di Geronimo. Ah, che dici? Non me lo sarei mai potuto perdonare, mai. Lascia perdere, Zabumba, lascia perdere. Dai, vieni qui, siediti. Ecco. Prego. Zabumba, ciò che dovresti fare sarebbe di riuscire a trovare una maniera per aiutarci a farla finita con la mano nera, questo sì. Aiutarvi? Ma come? Come? Potresti dirci quali erano i tuoi contatti, con chi parlavi. Insomma, chi era a darti i soldi e gli ordini. Beh, la prima persona che mi ha dato dei soldi... Sì, insomma, i primi soldi che ho ricevuto con questa storia della mano nera li ho avuti dalle mani del sindaco Otoniel.
Beh, non è un mistero per nessuno che il sindaco fa tutto quello che ordina la mano nera. Però lui ha giurato di non avere mai stabilito contatti personali e che riceveva soltanto ordini scritti. Ah, e chi è che ci garantisce che il sindaco Toniel abbia detto la verità? Potrebbe benissimo mentire. Già, sicuro. E non mi sorprenderebbe affatto. Aspetta, aspetta. Anch'io qualche volta ho ricevuto un pezzo di carta. Mi facevano avere un foglio con una data e con un'ora. E quello era l'avviso. Un foglio con una data e un'ora. Esatto. E questo era il modo per venire a sapere qual era il posto in cui mi dovevo incontrare con loro. E quando poi mi presentavo, era lì che ricevevo gli ordini. E questo era il metodo. E mantenevano l'incognito. Esattamente. Quindi ora sappiamo che il foglio trovato nelle tasche di quello scagnozzo era proprio questo. Una convocazione per recarsi in un certo posto e ricevere degli ordini. Esattamente. Già, allora adesso resta soltanto da sapere dov'è questo posto. Qual è il posto in cui vi incontravate, Zabumba? Beh... Hai paura, Zabumba? Certo. Io ho paura. Credo che non dovrei dirvelo, capisci? Zabumba, noi siamo praticamente tutti quanti nel mirino della mano nera. Se potessero farlo, ucciderebbero tutti noi. Noi, te, Zabumba, tutti. C'è solo una maniera per riuscire finalmente a stare in pace. Ed è eliminare la mano nera. Coraggio, Zabumba. Dove vi incontravate? Con chi parlavi? Beh, io... Questo non lo so. Onestamente, questo non lo so. Io... Parlavo con un tizio che aveva un cappuccio sulla testa. Era tutto vestito di nero e parlava con una voce che non sembrava neanche la sua. E questo sì, falsificava la voce, la falsificava. Zabumba, dimmi almeno in che posto lo incontravi. Io... No, credo che non devo parlarne. Geronimo, ti posso rivelare dove li vedevo io? Perché, Clodomiro, avevi anche tu un punto d'incontro? Ce l'avevo, tutti noi ce l'avevamo, Geronimo. Tutte le persone coinvolte con la mano nera in una maniera o nell'altra avevano i loro punti di incontro. Il mio si trovava vicino al Cruzeiro de Pedra, sulla strada vecchia, alla fine. Mi dispiace di essermi scordato di raccontartelo. Comunque anche nei miei contatti veniva sempre uno incappucciato, ma non sono mai riuscito a scoprire chi fosse. Forza, forza, Zabumba, forza! Il dottor Sbrunda ci ha già raccontato tutto, ci ha dato le informazioni. Dov'era il vostro punto di incontro? Era nel vecchio forte coloniale. Il forte in rovina, dall'altra parte della città. Geronimo, andiamo via da qui. Questo posto è molto pericoloso. Non avremmo dovuto venire qua. Andiamo via, Geronimo. Ah, ma che succede, Zabumba? Non c'è alcun pericolo. Il forte è abbandonato, vuoto. D'altronde i banditi usano questo forte solo come punto di incontro e quindi oggi non dovrebbe esserci nessuno. Sa sì, è pericoloso, è molto pericoloso. Fa come ti dico, Geronimo, per l'amor di Dio. Andiamo via da qui. Calma, Zabumba, ma che ti succede? Sei tutto sudato, coraggio, vieni. No, è molto pericoloso, Geronimo. Vieni, Zabumba, vieni. Geronimo. Sì? Per l'ultima volta, Geronimo. Facciamo come ti dico, per l'amor di Dio. Andiamo via, è molto pericoloso. Vieni. E dai.
Guarda, Geronimo, una porta aperta. Geronimo, è troppo rischioso, Geronimo. Non avremmo dovuto venire. Mi sono stancato di dirvelo. Geronimo, no, Geronimo, per l'amor di Dio, non entrare lì, non entrare, è pericoloso. Sassi, non entrare. Chiudi la porta. Guarda, la porta si è chiusa. Deve essere stato il vento, no? Non si riesce ad aprire. Mastro Zabumba! Mastro Zabumba, cosa succede lì fuori, Zabumba? Siamo rimasti chiusi! Ma che sarà successo, Geronimo? Siamo prigionieri, Sassi. E non è stato il vento a chiudere questa porta. Ah, no. Allora che è stato? Ho l'impressione che siamo caduti in un'imboscata. In un'imboscata? Intendi dire che siamo in trappola? Proprio così. Ah, ma sei stato Zabumba? No. Non starei pensando che sia stato Mastro Zabumba ad attirarci qui con un tranello, vero? Mi dispiace dirlo, ma Zabumba ci ha traditi ancora una volta. Geronimo, cos'è quest'acqua? Non lo so, Sassi, ma se continuerai ad entrare in questo modo, fra poco saremo come in un acquario. Ma perché acquario? Non siamo pesci, non siamo sardine, non siamo coccodrilli. Che ci facciamo in un acquario? È esattamente questo il problema, Sassi. C'è qualcuno che vuol farci morire annegati. Cosa avete intenzione di fare, Geronimo e Sassi, eh? E a che serve tutta quell'acqua? Ancora non l'hai capito, Zabumba? Guarda bene dove sta andando l'acqua. La metà di quell'acqua, in questo preciso momento, sta inondando il locale in cui abbiamo rinchiuso i tuoi amici, Geronimo e Sassi. E da lì non possono muoversi. E adesso l'acqua sta salendo là dentro. Salendo. Sta salendo, Zabumba. Che cosa? Salendo? E allora? Loro moriranno affogati. Stai diventando intelligente, amico mio. Proprio così. E tutto questo per colpa mia. Moriranno annegati. Io mi rifiuto. Io devo salvarli. Idiota! Cerca di non commettere sciocchezze, altrimenti tu e la tua famiglia morirete! Io non avrei mai dovuto aiutarvi, lo so. Adesso, la morte di Geronimo e di Sassi continueranno a pesare sulla mia coscienza per il resto della vita. Ma d'altronde io non potevo fare niente. Voi avete invaso la mia casa, minacciando di ammazzare le mie figlie. Esatto. E tu hai idea di quello che ti potrebbe succedere se per un qualsiasi caso qualcuno venisse a scoprire il segreto di questa notte? No, no. Tu e le tue figlie morirete. Hai capito? Fino a quando intendete restare qui a minacciarci? Perché non ve ne andate via? Avete portato via mio padre. Perché non ci lasciate in pace? Chiudi quella bocca, la tua voce mi dà fastidio. Non piangere, non aver paura. Posso entrare? Ero venuta a portare delle cose per voi e per i bambini, ma... Che succede? Cosa volete? Dov'è Zabumba?
cosa vogliono da voi? Non so esattamente. Sono arrivati presto e erano molti. Appena in casa ci hanno fatto prigioniere e hanno incominciato a dettar legge. Non so cosa vogliono, non dicono niente. Forse io riesco a capire. Sono stata con il dottor Sbronza fino a pochi minuti fa e lui mi ha informata che Geronimo e Sassi sono andati via accompagnati da Zabumba. Oh, santo cielo, cosa starà succedendo? Questo fatto sarà avvenuto prima o dopo che venissero qui? Non lo so, io so soltanto che sono terrorizzata e mi domando come finirà questa storia. Calma, calma. Geronimo! Quest'acqua... quest'acqua sta salendo ogni minuto di più. Già, hai ragione. Accidenti, proprio oggi. Perché? Oggi non era il giorno di fare il bagno. E ora che diavolo facciamo? Per adesso niente, Sassi. D'accordo, d'accordo, per adesso niente. Ma se l'acqua ci arriva fino a qui? Ci arriverà presto, guarda come sgorga in fretta. E quando arriverà fino a qui? Allora galleggeremo. Galleggeremo? Ah, beh, certo, a galleggiare sono capace. Ma quando l'acqua arriverà fino al soffitto che non potremo più galleggiare? Allora succederà ciò che Dio vorrà. La cosa peggiore è che l'acqua è gelata. Accidenti! Dannazione! Se per caso riusciamo a scampare dal morire affogati, ci prenderemo un bel raffreddore! Oh. Sassi, parla di meno e risparmia le energie per quando le cose si metteranno peggio. Ma tu starai sicuramente pensando a una maniera, a un sistema per uscire di qui, vero? Certo, però non l'ho ancora trovato. Dannazione, ma è possibile che non venga nessuno a darci una mano, Geronimo? E chi lo sa, Dio è grande. Perché non provi a pregare? Pregare, dici? Pregare funziona in questi momenti. Sì, male non può fare. Sassi, allontanati un pochino. Che cosa vuoi fare? No! Onorato! 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 Perché stai gridando in questa maniera? Ma dove... dove diavolo si sarà mai cacciato Onorato? È scomparso da tempo. Sono già molte ore che nessuno ha più notizie di Onorato e dei suoi uomini. Nessuno. Già. Il signor Onorato non ha neanche più la preoccupazione di fingere di rispettarmi. Che sta succedendo, eh? Perché, Susanna, non l'hai capito? O fingi di non averlo capito? No, dico davvero. E io sono confusa, perplessa, nervosa per tutta questa storia della mano nera. Lo sai? A me a volte viene in mente di pensare. Chissà se Susanna non è anche lei della mano nera.
Forse sei stata messa qui per controllarmi e spiarmi. Oh, ma che idee ti vengono, figuriamoci. Misericordia. Io posso assicurarti che non ho niente a che vedere con questa storia della mano nera, però come mi piacerebbe sapere che succede. Beh, ascolta. Se in questo momento tu sei sincera e realmente non ci capisci niente, io potrei aprirti gli occhi. Te lo giuro. Saturnino, tu puoi anche non crederci, ma io ti giuro che non so niente e mi piacerebbe molto sapere. Susanna, io ti darò una prova di fiducia tra le più grandi. Sto per raccontarti segreti che avevo giurato di celare a costo della mia stessa vita. Io sono stato il principale dito della mano nera a Serro Bravo. E questa associazione si era estesa in molti paesi. E in ogni paese esistevano 5 soci, che erano quelli che dirigevano tutte le operazioni di questa mano nera. E come nelle 5 dita della mano, c'era sempre il dito più grande. Ebbene, ero io il dito più grande qui a Serro Bravo. E il polso aveva fiducia in me più che negli altri. Il polso? Sì, il polso. È il polso che controlla la mano. E per questo il capo principale ha questo nome, il polso. Polso. E chi sarebbe? Vorresti conoscere la sua identità? Certo che vorrei. Sì, ma io non ne so proprio niente. È un mistero. È un mistero. Se devo dire la verità, io non so nemmeno chi siano le altre dita della mano nera a Serro Bravo. E so a malapena che il dottor Martim è riuscito non so come a prendere il mio posto. Stai cercando di dirmi che gli altri capetti ignori chi siano? No, non lo so. Non lo so per niente, Susanna. Però è successo che ho perso la fiducia del capo. Le mie continue sconfitte nei confronti di Geronimo, la mia incapacità di mantenere la pace e l'ordine qui a Serro Bravo mi hanno tolto di mezzo. Sì, il polso non ha più fiducia in me. Ma tu come fai a sapere che è questo che sta succedendo? Quando il loro sicario è entrato qui in questa casa, la sua missione era di farmi firmare dei fogli in bianco. È da lì che ho capito che la mano nera voleva disfarsi di me. Che ormai ero un uomo bruciato, non valevo niente. Io ero l'amministratore di tutti i beni della mano nera qui a Serro Bravo. Tutti quanti i documenti erano a nome mio. E loro avevano bisogno della mia firma per passare la proprietà a nome di altri. E questo dopo la mia morte. Significa che sei stato condannato dalla mano nera. Mia cara, io temo di sì. Però potrei ancora salvarmi, nel caso in cui riesca a provare al capo che sono ancora il migliore fra tutte le dita qui di Serro Bravo. Ma devi essere al corrente, Susanna, anche di un'altra cosa. E cioè del fatto che è in corso un vero e proprio gioco al massacro fra tutti i capetti per vedere chi riesce a dominare a Serro Bravo. Saturnino, e che cosa mi dici di Onorato? Onorato? Per incredibile che possa sembrare, ho l'impressione che Onorato sia uno dei miei rivali. Ormai non mi sta rispettando più. Ormai tratta direttamente con il capo.
Io credo, Susanna, che qualche volta abbia fallito apposta, soltanto per provare al polso che io non sono in condizione di essere il dito più grande a Serro Bravo. La vecchia storia di sempre. La creatura che si rivolta contro il creatore. Già. Ora è arrivato al punto di prendere i suoi uomini e di andarsene via senza nemmeno degnarsi di avvisarmi. Cosa starà facendo in questo momento? Lo vedi, Susanna? Adesso devo agire. Agire in fretta. E per conto mio. Ho bisogno di agire per distruggere i miei rivali. Sì. E provare al capo che io sono ancora il suo migliore elemento. Ma come avresti intenzione di farlo? Tu non sai quali sono i tuoi rivali. Sì. Io non posso identificarli uno per uno. Per questo, Susanna, ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di qualcuno in cui possa nutrire fiducia. Sì, ho bisogno di alcuni uomini che non siano di qui, che vengano da fuori, che non abbiano niente a che fare con la mano nera. Che, insomma, sì, ecco, obbediscano solo a me. Susanna. Sei disposta ad aiutarmi? Lo so che i rischi sono grandi. Però anche la ricompensa lo è. Ascolta, ci sono molti soldi in gioco. Ho bisogno di qualcuno che mi sia di aiuto, in cui nutrire fiducia. E pago molto bene. Così dopo alcuni mesi di rischio, tu potrai diventare finanziariamente indipendente per tutta la tua vita. È ovvio che accetto. Ma solo se la cifra è allettante. E tanto per cominciare ho bisogno di un buon anticipo che deve essere versato a mio nome in una banca della capitale. Perché so bene che correrò molti rischi, non è così? Rifletti un attimo. Quando tu, Saturnino, eri ancora il signore onnipotente di Serro Bravo, quando ancora la mano nera aveva fiducia in te, andava tutto bene. Ma quando ha perso questa fiducia, che cosa è successo? Ha ordinato ai suoi uomini di ucciderti. Non potrò mai dimenticare quella notte in cui sei quasi morto per quelle pallottole e Geronimo ti ha soccorso. Sì, ma non era la mano nera che voleva uccidermi. È stato uno dei miei rivali che agiva per conto proprio. Che bella compagnia, eh? Ciò dimostra che quando dei banditi si riuniscono, uno non può fidarsi dell'altro. Bene. Per poter chiudere definitivamente l'argomento, ho bisogno che tu mi dica se intendi aiutarmi. Sarà soltanto a quel punto che potrò rivelarti la maniera di identificare i miei rivali e al tempo stesso ti dirò il modo in cui liberarci di loro, uno per uno. E Geronimo? Geronimo, io non lo so, io non ne ho idea, non ne sono sicuro. Tuttavia sarei disposto a scommettere che Onorato, per ordine dei miei rivali, dovrebbe essere sul punto di spedire Geronimo e Sassì all'inferno. Loro forse staranno pensando che sono vecchio, idiota, sclerotico, che non sappia più di quanto immaginino. Ma non è vero. Conosco segreti terribili. E riuscirò a dimostrare ai miei nemici e rivali quello che Saturnino è capace di fare. Susanna, posso contare su di te? Ma certo, mio caro, certo, se i soldi sono molti. Lo saranno. Metterai in tasca quello che vorrai. E guarda, la cifra sarà molto maggiore di quanto tu immagini. Benissimo. Ma che acqua gelata!
Accidenti! Lo vedi, ho già preso il raffreddore! Sì, è così, è così. La vita è proprio così, non è vero? Viviamo a Serro Bravo, siamo prigionieri in una cella, siamo alla mercé della mano nera. E oltre a dover morire affogato, mi sono beccato il raffreddore, ecco! Che succede? Anche le onde ora? Dei blocchi di pietra hanno ceduto per la forza dell'acqua. E allora? L'acqua sta continuando a salire, si può sapere che è successo? Non ne ho idea, ma posso provare a vedere. A vedere cosa, Geronimo? Geronimo! Dove sei andato a finire? Non lasciarmi qui da solo! Geronimo! Ritorna su, non fare sciocchezze! Non mi piacciono questi scherzi! Ritorna su, Geronimo! Dove ti sei cacciato? Per favore, ritorna su! Ceci! Chi è? Geronimo, ma dove stavi? Sott'acqua ho visto che due blocchi di pietra hanno ceduto sotto la pressione dell'acqua e hanno provocato quel rumore. Ma chi se ne importa qui? L'acqua sta continuando a salire e fra poco diventeremo due pesci senza squame! Stai calmo. L'acqua continua a salire. Continua a salire. I miei amici moriranno affogati. È tutto per colpa mia. Ehi, non piagnucolare. Nel giro di pochi minuti sarà tutto finito. Così, e ora? Togli quel cappuccio. Voglio vedere la tua faccia da bandito. Forza! Assapora anche tu questa esperienza con noi. Emanuela ti... Togli quel cappuccio, ho detto, se no ti ammazzo! Avrei dovuto immaginarlo, che Onorato non poteva non entrarci in questa storia, figuriamoci. Onorato e la sua banda di farabutti. Andiamo! Andiamo ad aprire quella cella per salvare Geronimo e Sassi. Presto, presto! Vieni anche tu! Forza, mettiti là! Mettiti là! E non provare a fare scherzi.
idiota! Con questi tuoi rimorsi di coscienza, all'ultimo momento, stavi quasi per mandare tutto all'aria, idiota! Geronimo! Ancora qualche minuto e non riuscirò più a toccare! E ora sta cadendo anche da sopra, oh, guarda! Dio del cielo! Sa sì, esiste un solo modo per uscire da qui. Però sappi che è molto rischioso. Ah, rischioso? Ma non potrà essere più rischioso che restare qui senza fare niente. Sa sì, sai nuotare? Più o meno. Ma sai nuotare sott'acqua con gli occhi aperti? Sì, posso sempre provare, no? Allora senti, sa sì. Dal buco in cui l'acqua sta entrando, possiamo provare ad uscire. Dove sono frenati i blocchi di pietra, si è creata una breccia. Nuotando sott'acqua, con un po' di fortuna, potremmo uscire. Bene. Però dovrai rimanere quasi un minuto con la testa sott'acqua e senza respirare. Te la senti, Sassi? Non è facile, Geronimo. Ma ci proverò. Bene, Tizzone. Buona fortuna. Forza, Geronimo. Coraggio. San Benedetto. Tu che sei un santo nero. E tu, Madonnina mia, dei negretti abbandonati. E anche tu, Sant'Antonio, proteggetemi, vi supplico. Zabumba è ancora vivo, però la sua ferita è grave. Bisognerà portarlo all'ospedale. Forza, muoviamoci. A quest'ora, con tutto il tempo che è passato, Geronimo e il piccolo Sassi ormai dovrebbero essere morti. Cerchiamo di improvvisare una barella per Zabumba. E dopo ritorneremo qui a raccogliere i cadaveri di Geronimo e del piccolo Sassi. Andiamo, ragazzi, andiamo. Eccomi, tutto bene, Geronimo. Pensavo che quel maledetto tunnel non sarebbe finito più. Sì. I miei polmoni stavano quasi scoppiando. Usciamo di qui, dai. Subito. Vieni. Geronimo. Sì, ce la siamo vista brutta. O meglio ancora, ce la siamo vista un po' umida. Sassi, esci da lì, sennò finirai per ritirarti. Ma che ritirarmi? Io sono già piccolo. Comunque, meno male che non sono nato pesce. Sassi, stiamo qui a scherzare, però abbiamo dei conti da regolare. Andiamo via. Andiamo. Tutto pronto? Muoviamoci, ragazzi, forza! Avanti! Lascialo perdere, Sassi. E tu, butta quell'arma. Su, muoviti, Sassi. Prendi le pistole. Certo, sarà un fulmine di guerra. Mi sembra di averti già visto altre volte. Geronimo, ma come siete riusciti a fuggire di là? Avete fatto un patto col diavolo, voi due. Sospettavo che ci fosse lo zampino di Onorato.
Dov'è Onorato? Parla! Parla! Lui se n'è rimasto lassù, nel padiglione di caccia. Sassi, pensa a tenerlo d'occhio. Va bene. Togliete quei cappucci! Giù i cappucci! Toglilo! Ci avrei potuto scommettere, sapete? L'acqua continua a salire. L'acqua. Zabumba, Zabumba, che cosa ti hanno fatto? Sono io, Geronimo. Continua a salire. Sono Geronimo, calma. Geronimo? Sì, io e Sassi, guarda. Sassi? Sassi? Geronimo? Ma voi siete vivi? Voi siete vivi? Sì, ringraziato Dio. Sì, ringraziato Dio. Adesso sono felice. Adesso posso morire in pace. Tu non morirai affatto. Non dire sciocchezze, Zabumba. Ti rimetterai presto, vedrai. Senti un attimo, Geronimo. Ora i banditi... Ora dovrebbero stare là, nella mia casa. Fermali o maltratteranno le mie figlie. Adesso sono ancora là, nella mia casa, le mie figlie. Su, sta calma. Non dovete temere. Calma. È gente nostra. Mio Dio, calma. Calma. Che c'è? Portate delle notizie? Sta calma. No. Alzatevi. Forza, alzatevi. Mettetevi là. Geronimo! Sei tu, Geronimo! C'è anche il piccolo Sassi! Ah, mio Dio, che piacere! Già, abbiamo avuto l'idea di usare questo travestimento in maniera che i banditi non avessero sospetti, altrimenti ci avrebbero preso a fucilate! Bravi, ottima idea! Che bello, Geronimo, che bello vederti di nuovo! Va tutto bene? Ora sì, Anigna, ora va tutto bene. Geronimo, e mio padre? È stato ferito, ma l'abbiamo portato all'ospedale. Ora è fuori pericolo. State tranquilli, state tranquilli. Sì, ringraziate Dio.